Ciao a tutti raga e benvenuti sul mio canale. Oggi vado avanti su House Flipper 2. Sono a casa mia e voglio dare una pulita un attimo anche qua. Oggi non so cosa devo fare, devo ancora andare a leggere, ma spero ci siano delle cose nuove da fare. Ok, email. Ah, qua posso aggiungere una cosa. Due cose. Molto bene. Quindi email. Qua ancora quello da pulire, ma non ho voglia, sinceramente. E qua. Ciao, un uccellino mi ha detto che stai sfondando a Pinna Cove. Ho visto cosa hai fatto da Gianni. Gianni. E devo dire che sono davvero colpito. Così mi ha dato un'idea. Ho trovato questa vecchia baracca che penso potrei vendere bene. Ho bisogno di alcuni aggiustamenti. Ovviamente un cliente con dei gusti particolari. E niente sul mercato sembra essere all'altezza. Temo che se non trovo presto la casa al mare dei suoi sogni, comincerà a cercare fuori Pinna Cove, o peggio, comprerà qualcosa da Azenzo. La mia proposta è semplice: tu fai la ristrutturazione e io chiudo la vendita. Sei pronto per il tuo primo house flip? Proviamolo, proviamolo e vediamo un attimo cosa succede. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, veramente messa male. Allora, iniziamo con la spazzatura. Ne ho 33 perché ho schiacciato quello. Oh, non volevo chiuderla. Raccogli. Ce n'è tanta di spazzatura qua. Che disastro. Lancia lontano. Oh. È un disastro, sto posto. Veramente un disastro. Sarà questa qua la spazzatura, sì. Ok, 18, sta diminuendo. Sta la spazzatura a posto. Dobbiamo togliere, vendere 36 oggetti, così ci liberiamo un po'. Anche qua sopra. Ce n'è di lavoro da fare. Questo qua. Bella come vista, è sul mare, niente da ridire. Gli diamo una bella pulita e la sistemiamo come nuova. La sistemiamo come nuova. Qua c'è altra spazzatura. Che io prenderei e lancerei giù, che poi la raccolgo. Lanciamo! Ok. Qua altro da prendere. Qua sopra non penso nulla. Questo, sì. Qua c'è ancora spazzatura. Ancora 5. Ok. Da pulire. Ah, praticamente sopra e sotto c'è una divisione. Quindi faccio prima qua sopra. Così è tutto pulito. Da togliere. Queste fogliette. Mi dentro, guardate dentro. Sembra anche lì un bel disastro. Poi devo ancora comprare delle cose. Questo che lo mettiamo, cerchiamo di sistemare il meglio possibile. No, forse era meglio verso vista mare. Che le metto di qua. 1, 2, 3. Ok, qua sopra è tutto a posto. Andiamo giù. Ho sistemato, andiamo giù e continuiamo il disastro. Questo, buttiamo tutte le cose che devo buttare. 31 addirittura, mamma mia. 31 cose. Faccio tutto il giro. Mamma mia, è sporchissimo tanto, tanto, tanto. Veramente tanto. Che questi da dare via. Ancora 19, ma dove saranno questi 19? Ancora questa, questa e questa. E ancora una cosetta. Ma non riesco a capire cosa. Ancora due, una qua sotto. Ancora una. Dov'è l'ultima macchia?
l'ultima macchia è qua. Poi devo acquistare tre cosette. Qua, molto bene. Poi andiamo all'interno. Non spaventiamoci, ma già vedo disastro, veramente disastro. Ok, devo. Iniziamo con la spazzatura. Un passo per volta farò tutto. La spazzatura e poi vediamo. Ancora 21. Quella pianta mi sa che l'ho messa prima io senza farla apposta da sopra. Beh, iniziamo a togliere le cose che non servono. Tipo tutto, praticamente svuoto tutto. Sì, tutto. Tutto, tutto. Ancora due cosette. Saranno quelli lì sopra? No. Una e due. Ah, spazzatura qua. Forse questa qua. Una e due. Ancora una e dov'è? Dov'è quest'altra spazzatura? Ah, voglio vendere questo che avevo preso prima io. Dov'è sta spazzatura? Che io non riesco a vedere. Ah, ok, è qua. Perfetto. Poi, portiamo queste fuori un attimo. Le portiamo fuori. Dai, che qua facciamo una bella sistemata. Ok. C'è solo più sto spazio perché lì forse ci sono solo il WC. Vabbè, prendiamo una cosa per volta. Qua a posto, non devo più fare nulla. Ah, sì, devo acquistare delle cose. Sì, però è tutto sporco. Vabbè, le macchie le tolgo. 5 finestre e 28 macchie. Le tolgo, pulisco le 5 finestre. Ok. Perfetto. 2. Ok. Sto qua è abbastanza grande. Ah, ok, posso farlo anche con le frecce automaticamente. Io stavo facendo col mouse su destra e sinistra. Ok, anche questa è finita. Poi, vabbè, devo acquistare, ma devo rifinire le superfici. Tutta questa parte qua. Devo metterla a posto. Devo mettere questo qua, acquisto. Poi, acquisto. E basta. Quindi iniziamo con questo qua. Apri. Non riesco a... No, forse devo mettere... Ok, così. Forse sto facendo la cosa giusta, non lo so. Ok, anche qui. Spero che nei bagni... Oh, è esaurita, prendi. Spero che nei bagni non ci sia tanto da fare. Facciamo anche sta roba. E se mi dà completato, allora è solo là. A posto. No, c'è quello. Ah, qua sotto. A posto. Poi devo comprare. Devo comprare questo, spostiamo un attimo lì. E compriamo, compriamo. Ho da acquistare un bel po' di cose. Tavolino, acquista. Mettiamolo. Mettiamolo qua. Mobiletto, acquista. No, anche qua c'è da pulire. Comunque, raga, ho comprato tutto. Ah, non c'è nulla da fare. Anche se è tutto sporco, non c'è nulla da fare. E c'è qua? Qua invece sì, devo vendere sette cose.
Comunque dicevo che ho comprato tutto quello che devo comprare e l'ho messo un po' a caso perché non riuscivo diversamente. Qua c'è ancora da pulire. Macchie, veloce le macchie, 20 macchie e 4 finestre. Ancora una, c'è ancora due che sono queste qua piccole, le faccio subito. Con due giri le ho fatte. Ok. Fatto. Poi no, devo verniciare. Devo verniciare sto muro. Ok, stolato è fatto. Dove devo ancora fare? Ah, anche da stolato. A posto. Poi devo ancora comprare questo, un comò. Ah, ok, devo pulire anche qua. Mamma mia, quanto è lunga sta missione. Togliamo le cose che non servono. Veloce. Ancora 4, ma è lunghissima comunque questa missione. Ancora 3. Saranno questi 3? Sì. Ok, poi. Spazzatura. No, 53. Puliamo. Le macchie. È solo una finestra stavolta. Macchie, perfetto. Anche qua devo rifinire il muro. Prendiamo questo qua. Ok, lo mettiamo un attimo in bagno. Prendiamo e facciamo tutto. Ancora qua uno. Perfetto, poi cosa c'è da fare? Cosa c'è da fare? Comprare quattro cose. Meno male che sono solo quattro perché io sono stufa di comprare, sinceramente. Poi la doccia, acquista. Qua, poi il lavandino, acquista. Qua e poi il WC, acquista. A posto, le tre missioni ce l'ho fatta. Completa l'incarico. Sei sicuro di voler? Sì, 25.000 euro. Ma niente male, però ci ho messo quasi un'ora a fare tutto. Però dai, abbastanza, sono abbastanza soddisfatta. Tranne che alcune cose le ho sistemate in modo brutto, ma va bene lo stesso. E boh, raga, io il video lo concludo qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento con scritto cosa ne pensate. Mi sta chiamando Tom, non so perché. Zeta, Hello there. rispondiamo. How did you Ciao, ti like your piace il tuo first primo full house house flip flip? per completo? Vabbè, lo faccio poi la prossima volta, comunque. Il video lo concludo qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento con scritto su cosa ne pensate. Grazie a tutti per la visualizzazione e buona giornata o serata a tutti.